Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre, notte horror. 5 novembre, cortometraggi. 6 novembre, videoclip, animazione e documentari. Dal 4 al 6 novembre, Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni ore 21. Alberto, complimenti, semifinalista! Non ho parole. Alberto, complimenti, semifinalista. Siamo con Lorenzo, che questa sera... DJ Lorenzo! Siamo con Lorenzo, che questa sera... DJ! Volevi! Lorenzo, DJ Lorenzo, ciao. In questi giorni abbiamo imparato che Alibari Caffè è un punto... No, aspetta, scusami. In questi giorni abbiamo imparato a capire che Alibari Caffè è un punto SNAI. Ci si diverte ballando, imparando... No, devo rifarlo, scusami. Ah, di già? Stiamo già partendo? Ma io sono un caldo. Sai che parla più lui di me, no? Sì, no, ho letto che uno vabbè, è più taciturno e uno è più... Oggi non penso che farei la scena muta all'intervista anche di... Cioè, se no confermiamo ogni volta la tua scena muta, no? Invece no, parliamo. Tu guardami, allora... non è un auricolare come buon compagno Ambra, cosa deve dire? Certo. Ma ve lo sbagliate là. Sì, esatto, non sbagliate, perché quelli non possiamo correggerli, mi raccomando. Tanto fa che non li sbaglia. Chi? No, lui li sbaglia, io non li sbaglio quasi mai. Se li sbagli... Vabbè, non facciamo una... come si dice? Facciamo delle prove di verbi. Ah no, facciamo delle prove di verbi adesso. Facciamo... Cosa chiediamo? La coniugazione? No, 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 vabbè, è stato bello, io... Se dovessi, se dovrei. Vado. Questa notte Voghera è stata... Aspetta. Questa notte Voghera è stata colpita da un violento nubifragio che ha reso, che ha porca puttana. Ci sono. Vai. Guarda. È accesa. Non farmi domande tanto difficili. No. Sono vecchie. No, no, allora. Allora. Cosa dico? Cosa mi dite? Aspetti. Vado. Vado, aspetti. No, no, farmi ridere. No. Buongiovedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone farmai time. Buon venerdì a tutti, benvenuti a... Buon sabato a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi abbiamo fermato tre persone per le vie di Voghera. Buon sabato a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi per le vie di Voghera tre... No! Bla 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 bla. Buon sabato a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone farmette. Buon sabato a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. No, abbiamo finito, la prossima volta. Arrivederci. Ah, mi avete detto, l'ho detto okay. Io. Ambra bacio Cicco Co, tre civette sul Comò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si arrabbiò. Ambra bacio Cicco Co. Un combe, esatto. L'occhio pavese, l'occhio di Sauron. Potreste chiamarlo l'occhio di Sauron. Bellissimo con la fiamma. Mamma mia, che paura. Non capisco come sia. Io quando ho visto la notizia. Rally 4 stagioni, una 4 stagioni, ho fame. Rally 4 regioni, una manifestazione. Ok. No. Partiamo. Ciao.
Che effetto ti fa rivederti? Allora, abbiamo un passaggio di un personaggio molto bizzarro. Te la rifaccio. Dice sta in preparazione, niente, non ce la possiamo fare. Vabbè, ma mettiamo sopra le generiche, non ti prendere quelle dove canti. Prego. Ciao! Oh! Ok, venite, venite, perché vi sto per presentare il signor Ciuppitaro. Siamo all'officina, Salice Terme, anche qua si festeggia la Notte Rosa. Venite pure con me. Venite, venite pure. Allora, prego, prego, prego. Ci spacco la faccia, Marco, vai via con la telecamera. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Dice che la Chiesa dovrebbe autofinanziarsi. In che modo? Questo non è specificato. In che modo? Rendiamo le domande costruttive. In che modo si dovrebbe... C'è qualcuno che dice le donazioni spontanee dei fedeli dovrebbero bastare, dovrebbero essere sufficienti. Le donazioni spontanee dovrebbero essere sufficienti per cosa? Per mantenere un bellissimo duomo, la chiesa di San Michele. Ci vogliono... Comunque ci stiamo un po' spostando dalla domanda principale. Mi aveva detto una domanda soltanto lei. Sì, no, vabbè, siamo semplicemente... No, sono un po' timido. Ah, tranquillo. No, mi sono alzato gli occhiali perché è maleducazione parlare con gli occhiali da solo. Per cui, insomma, tu dici... Per la gestione delle strutture, dei monumenti... Sembrano finte. No, no, sono vero. Non manca nulla. No, no, no. Per cui, insomma, va bene, è giusto così. Secondo me sì. Ok. ti faccio un'ultima domanda, se vuoi. Sì. Chi dice invece che l'autofinanziamento... No, chi dice invece che la Chiesa ha già fin troppi soldi? Cosa ne pensi? Si vede che se li merita. Che se li merita? Grazie. Prego. Cosa le mancherà di queste festività? Aspetti, si fermi perché sennò... E cosa... Allora, se le nomino questa città, Voghera, cosa le viene in mente? Voghera. Voghera, Voghera. Mi viene in mente, ma me ho dimenticato tutto. Voghera. Va bene, andiamo avanti. Ok. Se le cito invece l'Oltre Po Pavese, cosa le viene in mente? Sì. Poppa? Oltre Po Pavese. Ma che devo dire? È una zona d'Italia? Sì, lo so che è una zona d'Italia, io non sono mai stata. Voghera mi hanno detto che c'è, sì, che è normale, ma non... Ah, sì, 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 Voghera è abbastanza bello, Voghera è abbastanza bello. Cosa le è venuto in mente? No, dei paesaggi bellissimi, sì, 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 perché l'ho visto, io sono stata lavorando alla Expo, ho visto nel padiglione italiano, nel padiglione svizzero, nombra paesi, quartieri, città, una cosa bella bella dell'Italia, sì, l'ho visto lì, padiglione okay. Italiano. Grazie. Altro? No, a posto. Ok, Milano sì, è una città bellissima, questo siamo tutti d'accordo.